Da oggi più di 200 bambini del 52esimo circolo didattico La Loggetta fuori grotta tornano a sedere tra i banchi di scuola nel proprio quartiere. Con l'inizio dell'anno scolastico riapre ufficialmente la sede del complesso Minniti in via Ceravolo, da anni inagibile per le carenti condizioni strutturali, e l'edificio che già ospitava la scuola dell'infanzia tornerà ad accogliere anche le classi elementari. È un momento di grande emozione perché oltre ad essere il primo giorno di scuola, che comunque per un dirigente comunque ogni anno un momento emozionante, c'è appunto l'orgoglio di avere di nuovo la propria sede. Dopo un'esperienza di 4 anni in cui i nostri alunni gioco forza sono stati dislocati in altri istituti, ecco, si ritorna a casa. La consegna della scuola ai ragazzi del territorio è frutto di una battaglia portata avanti con determinazione dai comitati di cittadini e resa possibile grazie all'amministrazione comunale che di concerto con la 10ª municipalità ha effettuato i lavori con fondi di bilancio comunale per un importo complessivo di 800.000 euro. Da questa sinergia è nata la possibilità di mettere insieme i fondi per ristrutturare questo edificio, e dove adesso finalmente tornerà la scuola primaria del quartiere, tornerà la scuola dell'infanzia del quartiere. E poi naturalmente abbiamo anche mandato alla Regione nel bando per la progettazione, per chiedere finanziamenti alla progettazione, la possibilità di avere dei fondi per progettare l'altro edificio. Questo significherebbe restituire un'intera realtà scolastica, che tra l'altro qui è storica perché risale a tanti anni fa. Molti dei genitori che ci sono stati vicini erano stati alunni di questa scuola, quindi la loro commozione è la nostra. Questo deve essere il primo presidio di vita del quartiere, deve essere un presidio di legalità, deve essere un presidio di vita quotidiana dei bambini con i genitori. Realizzare tutto questo è stato fatto grazie all'aiuto di tutti. Ho visto l'entusiasmo dei genitori, ho visto l'entusiasmo dei bambini e di noi, membri delle istituzioni. Questi sono i giorni che fanno sì che il nostro lavoro abbia un senso. Sono quei giorni che ci rendono partecipe della gioia dei bambini e dei genitori, e sono quei giorni che vogliamo vedere sempre più spesso.